risorsa umana, chi si può definire motivato come risorsa umana? E questa domanda io la pongo direttamente a voi, mi farebbe piacere che voi insomma possiate intervenire in qualche maniera, anche perché il vostro intervento sicuramente farà sì che io possa approfondire anche questa tematica. Chi è secondo voi una persona motivata? Allora, sicuramente è un individuo che invece di mantenere sviluppa. Cosa significa questo? Invece di mantenere ciò che è già precostituito, forse dà anche un suo apporto personale. Faccio un esempio molto banale. Se è una persona che nei suoi viaggi, nei suoi giri, ha visto delle soluzioni che potrebbero essere anche apportate alla nostra azienda, perché non riportarci? Quindi è una persona che sviluppa, non solo mantiene. Ok? Secondo voi, e sicuramente ne avrete tante da dire, ne sono certa, perché insomma io seguo la ristorazione e il mondo alberghiero da tanti anni, quali sono i problemi che solitamente incontriamo noi responsabili nella gestione dei collaboratori? Quali sono le cose che più incontriamo, che si ripetono ogni qualvolta noi assumiamo qualcuno? Il Signore vuole dire la sua, ne sono certa. Ha fatto un'espressione, per cortesia gli diamo un microfono. Leggo nel pensiero.